Dodo, designer e inventore, si diceva con i nostri amici, no? Designer. Con Mandelli hai fatto un bel lavoro, è stato anche insignito di vari premi, quindi vuol dire che al di là di tutto l'idea era molto valida, perché sei partito a ragionare sulla sottrazione, sull'addizione, sullo scantonamento per un altrove, dicono gli architetti. E già sai a che cosa mi riferisco. Andiamo a raccontare il tuo lavoro e usiamo, se è possibile, un criterio cronologico. Partiamo dal primo lavoro che hai fatto, Sì, intanto lo vediamo. allora, il primo lavoro è stata la Chicane, eravamo in pieno Lo co scantonamento. sì, esattamente, eravamo in pieno Covid, i costi del gas, dei materiali salivano alle stelle, quindi sono stato, diciamo, guidato, ossessionato dall'idea di realizzare un prodotto che utilizzasse il minimo investimento possibile e la minima impiego di energia possibile. Siamo partiti praticamente, l'ho chiamato un progetto al telefono, come lo chiamava Magistretti, Certo, perché ovviamente. una volta avuta l'idea, semplicemente quella di fare, di appunto offrire Intanto lo l'accesso vediamo. alle serrature, grazie a questo Spostando chicane, l'asse. esatto. Ed è anche la chicane rallenta, quindi ti fa anche pensare, attenzione, Tra la l'altro, sì, chicane. e offre anche un'inclinazione migliore Presa. per la presa. Quindi, partendo da un brief praticamente dato sulla porta dal titolare, mi sono concentrato appunto sull'utilizzo del miglior numero possibile di elementi e delle attrezzature esistenti già in Mandelli. Quindi è venuto questo, diciamo, elemento essenziale, piegato con i raggi che suggerivano le attrezzature, e una serie di chiamate, di telefonate in cui si facevano semplicemente delle scelte logiche, appunto basate su questo tipo di attrezzature e di processi. Secondo progetto. Secondo progetto è Coupé. Coupé nasce anche questa sostanzialmente dallo stesso tipo di ragionamento. Quindi sono partito. L'idea iniziale era quella di togliere tutta la fase di forgiatura o presso fusione, che ha degli investimenti tra gli 8 e i 15 mila euro, e quindi passare praticamente a un investimento di più o meno quantificato in 1000 euro, e abbiamo saltato tutta una serie di processi, tra i quali per esempio il riscaldamento della billetta della barra, che viene portata a 800 gradi per gli altri Hai processi. ragionato su un taglio È stata praticamente. praticamente semplicemente curvata, e con un solo taglio si sono ottenute due maniglie. Questo quindi, diciamo, E io all'epoca ti dissi, mi ricorda il vaso pago pago per Danese di Enzo Mari, perché anche lì lo giravi, no? Non sì, erano due. sì. Ma perché questi processi poi di sottrazione e riduzione fanno parte dell'idea, no? Di un design che vada verso un risparmio anche visivo, se ci pensi, perché poi non è tanto l'idea solo di risparmiare in produzione, ma è anche una dichiarazione di intenti, mi verrebbe da dire. Sì, diciamo che negli anni mi sono accorto che disegno sempre di meno, nel senso che per quanto mi ami disegnare, cerco veramente la purezza della geometria, e questo spessissimo si sposa perfettamente con Con le materie l'economia, certo. prime e i processi. Terzo progetto che raccontiamo. E la maniglia Déesse, che è dedicata al genio di Bertoni, da un incontro fortuito qui a Varese, durante la settimana del design, ho conosciuto l'associazione Flaminio Bertoni. Loro hanno aperto la porta per fare qualcosa che fosse ispirato e io immediatamente ho pensato alla Déesse, che è il suo Lo capolavoro, squalo per intenderci. esattamente. Quindi una maniglia completamente, un processo completamente diverso, artistico praticamente, di fusione, e poi un assemblaggio con il perno. E qui si torna, diciamo, alle lavorazioni essenziali che fanno la forza Di un'azienda poi, Mandelli, certo. E poi c'è un'altra maniglia, una delle più recenti. Sì, Chrono è nata, diciamo, dall'ossessione proprio delle lavorazioni. Cioè, lavorando in Mandelli, vedendo la finezza delle lavorazioni, il livello di dettaglio che si può raggiungere, è nata l'idea di fare una maniglia che celebrasse questo tipo di lavorazioni. Quindi, Chrono è, infatti, il nome viene dal fatto che ricorda anche un po' un cronografo, qualcosa di molto preciso. È, come dire, un tripudio di fresature e spazzolature radiali
che diciamo danno spazio a Mandelli di esprimere tutto il know-how, il saper fare, anzi usiamo l'italiano. Ascolta, tu lavori con alcune aziende, fai tanta ricerca, perché mi ricordo anche per altri progetti l'inserimento delle nuove tecnologie magari in situazioni analogiche, mi verrebbe da dire, però ricerca anche sul fornitore, sulla capacità produttiva, sul tessuto di quello che una volta era definito il terzista. Ecco, questa tua ricerca ti porta una ricchezza di relazioni e anche di soluzioni, se vogliamo, no? Che è abbastanza unica, insomma. Sì, sappiamo benissimo che, citando il nuovo Magistretti, il DNA, diciamo, dei progetti viene sempre dalla ditta, dai processi e dal progettista. Se si incontra un altro tipo di ditta e di know-how. Padre e madre del progetto. E questo vale anche per tutti i sottofornitori. Io ho cercato ossessivamente, all'inizio senza rendermi conto che era un processo veramente di ricerca, ma mi sono ritrovato in questa maniera negli anni a lavorare sempre con, senza false modeste, con numeri uno dei vari processi, quindi la fusione in bronzo piuttosto che il carbonio, la lavorazione del vetro acrilico, e guarda caso sono italiani, e quindi questo processo, diciamo, mi dà una sorta di, come chiamarlo, coltello svizzero delle soluzioni. Bellissima metafora. Coltello svizzero, coltello italiano delle soluzioni, diciamo, eccellenti, per cui perseguo questo, penso che sia l'unica maniera di preservare il Made in Italy, lavorare per solo con processi. Molto legato all'Italia, ovviamente, hai studiato in Italia, hai lavorato in Italia, hai vissuto anche per un certo periodo a Miami, questo tuo sguardo internazionale ti ha fatto apprezzare nuovamente e ancora di più forse il nostro tessuto inventivo e produttivo, ma c'è lo senti questo tuo sguardo internazionale rispetto ad altri amici designer? Interessante la domanda, dovrei rifletterci. Non era preparata. Sì, non era preparata, però una cosa sicuramente è cambiata, cioè l'America che io non ho mai amato e che ho, diciamo, frequentato per motivi di business, cioè per cercare di creare delle relazioni che poi, insomma, daranno i frutti proprio grazie al fatto che io sono in Italia e che il mercato è quello americano. Sicuramente vivere in America e vedere crescere mia figlia in America mi ha dato una visione completamente diversa, e adesso infatti io sto già progettando con ben tre colleghi di fare impresa, cioè di fare dei veri e propri marchi nostri, e sicuramente, a parte la spinta loro, che è, anche loro sono tecnici o progettisti, e quindi c'è un ingegnere aerospaziale per esempio fra questi, però diciamo che mi ha cambiato tutto il modo di vedere quello che è il design, nel senso che c'è un approccio più assolutamente imprenditoriale, l'idea di fare anche innovazione e di guidare il processo, averlo proprio nelle proprie mani. Grazie Dodo. È stato un grande piacere, come al solito. Mia.